Sì, domenica facciamo questa manifestazione interregionale con la Puglia. Chi salirà sul quadrato? Vabbè, per la palestra Irpinia e Pruring saliranno sei pugili, di cui un'elite, uno iute, no, due iute, un'elite e due junior. I nomi? Allora, Bussata, Bilalle, iute, Scialoia, Gabriele, iute, Antonio Beatrice Elite, Marciano Tefeo Junior, Cerrato Pietro Junior. Cosa ti aspetti dai tuoi pugili? Vabbè, stiamo in casa, mi aspetto delle bellissime prestazioni, è normale. Bilal Busadra, categoria Youth, pronto per l'evento di domenica Campania Puglia, ormai sei una delle punte di diamante dell'Irpinia Pro Ring, sei pronto? Sì, certo, siamo pronti, abbiamo fatto anche una bella preparazione con il maestro Sandro Francillo. E niente, abbiamo belle prospettive. Cosa stai appunto pianificando per la tua estate e poi a settembre arriva finalmente la cittadinanza? Ok, dopo il match di domenica faremo un po' di riposo con tutti i ragazzi della palestra, che poi dopo arriva Ferragosto. E dopo il 15 di agosto inizia la preparazione per il campionato italiano che si farà ad ottobre. E poi la E cittadinanza. poi la cittadinanza italiana che arriverà a settembre, finalmente. Antonio, Beatrice, anche tu pronto a salire sul ring domenica a Castel del Lago, pronto per sfidare la Puglia? Assolutamente sì, ci siamo preparati bene con il maestro. Sono molto orgoglioso di poter portare questa manifestazione per la prima volta nel mio comune e non vedo l'ora di poter regalare un bello spettacolo. Quindi Antonio, Beatrice, gioca in casa a Castel del Lago, obiettivo Casissima, vincere. assolutamente sì, e questo è il nostro programma, vogliamo puntare comunque agli italiani Under 22 che si terranno a fine settembre e dobbiamo fare il tutto possibile per poter fare più punteggio. Marciano Tefeo, altro boxer dell'Irpinia Pro Ring, anche tu domenica protagonista a Castel del Lago, ormai sei un veterano del quadrato, hai preso parte a tanti match, sei pronto? Certo, assolutamente, essendo che ci troviamo in casa. Siamo pronti, cerchiamo appunto di ottenere la vittoria, una bella vittoria in casa per diciamo, portare questa altra bella soddisfazione in palestra. Campione nazionale anche in Umbria, ormai devi bissare questo successo anche in Irpinia. Assolutamente sì, dopo questa bella soddisfazione, diciamo, è quello che ci aprirà, è il punto che ci aprirà tutte quante le porte per speriamo un ottimo percorso dal punto di vista di pugile, pugilato. Pietro Cerrato, anche tu domenica sul quadrato affronterai un pugile della Puglia, pugile che già conosci tra l'altro. Sì, siamo pronti per combattere domenica. Questo pugile qua già l'ho visto in albergo, alla stessa mia altezza, quasi stesso peso perché io peso un po' di più e siamo pronti per combattere. Maestro Sandro ti motiva Sì, ogni giorno di più per ogni dì vincere. ci alleniamo tutti i giorni Alessandro Falcone, il baby, la mascotte dell'Irpinia Pro Ring, categoria allievi, già tanti incontri per te, adesso poi il trofeo nazionale CONI a Policoro. Come mai il pugilato hai scelto? Mi è piaciuto fino a quando ero bambino. I miei compagni ci divertivamo in palestra e anche sul ring.